Salve, in questo video illustreremo l'applicazione Gruppi di Google. Con questa applicazione possono essere realizzate facilmente delle mailing list o anche dei forum di discussione di diversa tipologia. Possono essere anche realizzati dei gruppi per semplificare enormemente la gestione delle condivisioni di documenti e cartelle del Drive. L'applicazione Gruppi è già compresa nel G Suite for Education, ma è disponibile anche per gli account gratuiti, anche se non immediatamente attivata, diciamo, presente nel menu. Ma entriamo subito nell'applicazione e vediamo di descrivere le funzionalità che ci offre. Per accedere a gruppi è possibile selezionarlo direttamente all'interno del menu delle applicazioni di Google. Se per caso non si ritrovasse l'icona dell'applicazione, cioè quando non è stata mai utilizzata, può essere chiamata direttamente dalla barra degli indirizzi attraverso la scrittura di questo indirizzo, groups.google. Il programma, l'applicazione si apre direttamente nella pagina principale che è quella che visualizziamo in questo momento. Qui abbiamo presente un bottone per creare nuovi gruppi, un pulsante per visualizzare i gruppi a cui già si aderisce e eventualmente sfogliare l'altro bottone per sfogliare tutti i gruppi che sono presenti nell'organizzazione e che comunque a cui potremmo eventualmente chiedere di partecipare. Sulla sinistra troviamo il menu che si contestualizza poi anche a seconda, diciamo, della fase in cui noi stiamo operando. Ma vediamo un attimo, facciamo la lista dei gruppi a cui apparteniamo. Vediamo subito, qui compaiono la lista di tutti i gruppi a cui si appartiene e per ognuno di questi si può modificare eventualmente il nome che verrà visualizzato all'interno del gruppo. Si può decidere se e in che modo ricevere le notifiche email a seconda, cioè si può ricevere per esempio ogni messaggio, cioè ogni intervento nel forum oppure diciamo nel gruppo comporterà l'invio di una mail e quindi la ricezione a noi di una mail, oppure si può avere una ricezione combinata con dei riepiloghi giornalieri o addirittura, diciamo, non ricevere assolutamente le mail. Ovviamente in questo caso se decidiamo di non ricevere le mail, l'unico modo per poter essere aggiornati su quelle che sono le attività e gli interventi sul gruppo sarà quello di accedere direttamente all'interfaccia web che poi vedremo. Inoltre abbiamo qui un altro pulsante che ci consente di decidere eventualmente di lasciare il gruppo. Ma vediamo un attimo come creare un gruppo. Facciamo con il pulsante crea gruppo, prima di decidere un nome, vediamo un attimo quali sono i tipi di gruppo che ci consente di formare questa applicazione. E innanzitutto una mailing list, cioè una lista di utenti, un gruppo a cui sarà associato un unico indirizzo email, cioè l'indirizzo email del gruppo. Mandando una mail a questo indirizzo, tutti i componenti del gruppo riceveranno una mail. Poi possiamo realizzare, sono due tipologie di forum, un forum web e un forum domande e risposte. In un forum web, diciamo, le persone interagiscono nel gruppo attraverso l'interfaccia web, ma possono ancora ricevere gli avvisi attraverso le mail.
Un forum a domande e risposte consente di strutturare gli argomenti di discussione anche in categorie e inoltre le persone possono dare un valore alle risposte, esprimersi sulle risposte dando un valore e eventualmente la discussione può essere anche ritenuta chiusa, cioè il caso risolto. Questa è un'applicazione tipica per le richieste di assistenza, discussioni su, diciamo, di questo tipo. Beh, creiamo l'ultima, vediamo anche l'ultima opzione, cioè la posta in arrivo di collaborazione. Questo è un gruppo, diciamo una modalità un po' particolare, in cui possono essere assegnati degli argomenti ai membri di un gruppo e queste vengono trattate come se fossero delle attività che possono essere risolte o a loro volta riassegnate. Ovviamente ci sono delle opzioni aggiuntive che consentono, diciamo, di controllare chi può assegnare e chi ricevere le attività. Ma vediamo quelle un po' più comuni, cioè la mailing list. Allora, immaginiamo di voler creare una lista, una mailing list di tutti i docenti di un istituto, supponiamo di chiamarla list docenti, list trattino. Docenti, vedete che automaticamente il programma propone un indirizzo email del gruppo, inseriamo una descrizione, mailing list di tutti i docenti dell'istituto. Possiamo scegliere la lingua principale del gruppo e subito andiamo a valutare poi le autorizzazioni di base. Quindi vediamo innanzitutto chi è che può visualizzare gli argomenti. Le opzioni, diciamo, sono queste. In generale, per esempio, noi vorremmo che sicuramente le devono visualizzare gli amministratori, i membri del gruppo. Magari possiamo decidere che diciamo quelli che non fanno parte del gruppo, ma che sono comunque parte dell'organizzazione, non devono poter visualizzare. Quindi in questo modo togliamo la spunta a tutti i membri dell'organizzazione. Poi vediamo chi può invece postare, quindi chi può inviare, il proprietario del gruppo, sicuramente l'amministratore del gruppo, tutti i membri del gruppo e anche qui togliamo la spunta a tutti i membri. Diciamo dell'organizzazione. Poi c'è l'opzione pubblica che diciamo lo rende un po' pubblico. Poi in che modo ci si può unire al gruppo? Allora, possiamo, chiunque dell'organizzazione può, diciamo, può unirsi al gruppo oppure no, in generale, diciamo. Solo utenti invitati, in questo caso è il creatore del gruppo che poi lo gestisce a invitare gli utenti che faranno parte del gruppo. Si può anche attivare un'opzione che chiunque può chiedere oppure che chiunque all'interno dell'organizzazione può chiedere. Beh, diciamo in questo caso solo utenti inviati. Lasciamo così. Prima di riproseguire, a questo punto dovremmo fare crea. Vabbè, facciamo crea e intanto, mentre viene generato il gruppo, diciamo subito che per default l'applicazione Gruppi all'interno delle G Suite for Educational è impostata per realizzare gruppi che siano, a cui facciano parte esclusivamente i membri dell'organizzazione, cioè gli indirizzi del dominio. E ovviamente esclusivamente questi possono accedere alle visualizzazioni e alle interazioni. Chiaramente può essere anche modificata questo tipo di impostazione eventualmente a cura dell'amministratore delle G Suite, ma almeno diciamo, per i casi delle scuole è ovviamente auspicabile che i gruppi insomma, di solito svolgano una funzionalità interna diciamo, all'organizzazione e quindi siano chiusi all'esterno. Bene, il gruppo è stato creato, vedete che ci dà l'avviso e ci dice a questo punto dobbiamo invitare delle persone a unirsi a questo gruppo oppure potremmo, diciamo, personalizzare le impostazioni del gruppo. Beh, diciamo invita persone al gruppo. L'invito avviene attraverso
attraverso, diciamo, se noi vogliamo invitare, manderemo delle mail, quindi scriveremo qui l'indirizzo email e coloro che lo ricevono poi dovranno eventualmente accettare o meno l'adesione al gruppo, poiché stiamo creando una mailing list di tutti i docenti della scuola, quindi vogliamo, non vogliamo, cioè, dare l'opzione di adesione, ma vogliamo direttamente aggiungerli. Quindi diciamo aggiungiamo membri direttamente qui nel menu a sinistra e qui dobbiamo inserire l'indirizzo email di tutti i docenti. Gli indirizzi email vanno separati da una virgola oppure possono essere scritti, cioè uno per rigo, attraverso un'interruzione e il tasto invio. Questa opzione ci consente eventualmente di fare un copia e incolla da un foglio di lavoro, da un foglio di calcolo in cui abbiamo riportato praticamente tutti gli indirizzi email dei docenti. Adesso io li scriverò. Diciamo, li scriverò direttamente in, insomma, vedremo un po' come funziona. Diciamo, docente 1 chiocciola tadeo.sessa.net. Quindi vado a capo. Quindi in questo modo simulo praticamente l'inserimento attraverso il copia e incolla da un foglio di calcolo. Beh, insomma, una volta che ho inserito qui tutti gli indirizzi email, ho le opzioni di iscrizione, cioè nessuna mail, cioè dice la partecipazione avverrà solo sul web, oppure tutte le mail. Chiaramente sto realizzando una mailing list, quindi devo creare tutte le mail. Beh, a questo punto faccio aggiungi. E diciamo, il gruppo è stato creato. Vedete che abbiamo due persone che sono state aggiunte al gruppo. Queste sono le persone aggiunte. Se io voglio vedere tutti i membri del gruppo, posso andare qui nel menu di sinistra e eventualmente posso aggiungere i membri, li posso esportare nel caso ho bisogno, diciamo, di questo elenco e via dicendo. Fatto ciò, posso andare ad inserire, per esempio, a gestire i messaggi. Comunque, vediamo un attimo, visualizziamo. Vediamo che possiamo aggiungere un messaggio di benvenuto al gruppo dei docenti. Quindi posso fare salva. A questo punto, diciamo, è partita immediatamente una mail che ha raggiunto tutti quanti gli iscritti. Posso inserire un nuovo argomento. L'argomento lo posso inserire qua, quindi la discussione attraverso l'interfaccia web, oppure posso semplicemente usare attraverso il Gmail, quindi inviare una mail al gruppo, cioè utilizzando come indirizzo email appunto l'indirizzo del gruppo che è list, in questo caso list-docenti, chiocciola nome del dominio. Inseriamo un nuovo argomento, giusto per far vedere diciamo come appare. Poi come si sviluppa sull'interfaccia web questa mailing list, queste le attività del gruppo e procediamo. Quindi oggetto, prova, primo messaggio, il tipo di post, posso iniziare una discussione, eccetera, posso fare un annuncio, posso cose di questo tipo. Vedete che io potrei allegare un file, posso aggiungere un riferimento e aggiungere eventualmente dei copia carbone, cioè altri indirizzi con copia carbone. Ho una barra di formattazione, quindi posso eventualmente strutturare i miei messaggi utilizzando comandi di tipo HTML. Allora, questo è il mio primo messaggio al gruppo. Beh, una volta che abbiamo terminato di scrivere, basta che si va sul tasto pubblica e il messaggio viene inoltrato. Si può eventualmente aprire un messaggio, vedete, compare, eccetera. Anche gli altri riceventi possono eventualmente rispondere a questo messaggio facendo clic sul rispondi oppure
Utilizzando i vari menu possono interagire con l'interfaccia. Qui, per esempio, possiamo inoltrare, possiamo dare un link, inviare un link a questo messaggio, possiamo eccetera, eccetera, mostrare le attività e fare tutte quante le altre, diciamo, azioni sul forum. Torniamo un attimo a gruppi, quindi andiamo di nuovo. Se io adesso vado nei miei gruppi, vedrete che troverete anche questo nuovo gruppo. Vediamo un po', lo aggiorniamo all'elenco. Eccolo qui. Lista docenti, vedete, io sono, lo posso gestire, se devo gestire per aggiungere ulteriori membri oppure voglio fare delle modifiche all'impostazione, posso fare clic su gestisci e andare avanti. In questa interfaccia sono già stati creati altri tipi di gruppo, quindi li andremo semplicemente a visualizzare. Per capire un attimo come funziona. Questo è un gruppo, diciamo che è di tipo forum. Diciamo la distinzione sta nel fatto che l'interazione avviene attraverso il web. D'accordo? L'interazione avviene attraverso il web, però ricordiamo che si possono comunque decidere di ricevere delle mail, diciamo, riassuntive o addirittura per ogni intervento. Diciamo da questo forum. Vediamo, apriamo il forum, vedete, si può completamente, diciamo, si può interloquire, si può agire su una risposta, poiché io sono il gestore di questo, lo posso anche spostare questa discussione in un altro forum. Insomma, posso decidere un po' di cose, posso inoltrare, eccetera, eccetera, e fare altre cose. Per vedere una risposta sarebbe, diciamo, interessante passare su un altro utente. Ovviamente a questo punto potrebbe rispondere. Andiamo a vedere invece, c'è questo di domande e risposte, questa tipologia, vediamo un po' come creare, eccetera. Vedete che è stata generata qui una risposta, vedete che compaiono in più queste, diciamo, queste opzioni in cui io posso in qualche modo votare, diciamo, una sorta di mi piace, no? Diciamo, sulla risposta, cioè può essere utile o non utile, posso decidere, non credo che questa sia utile, addirittura posso contrassegnare, questa è la migliore risposta, cioè diciamo, il problema che era stato prospettato nella domanda è stato risolto. Bene. Vedremo poi in un altro video, quando tratteremo il Drive, come aver diciamo, organizzato un gruppo ci consenta poi di condividere facilmente, diciamo, le cartelle a tutti i docenti oppure a gruppi ristretti di docenti. Anche altre app generano gruppi, avevamo visto nella sfoglia tutti i gruppi, avevamo visto che c'è per esempio questo insegnante di sicurezza di cui sono io il proprietario, ma di fatto è un corso che è stato generato in Classroom. Classroom, cioè si appoggia, crea il gruppo. Poi ci sono un gruppo, diciamo lo stesso, che è creato da Classroom, bisogna stare attento a non eliminarlo, in cui automaticamente vengono aggiunti tutti quanti i docenti, tutti coloro che si dichiarano docenti all'interno di Classroom, cioè è il gruppo di tutti i docenti di Classroom. Prima di chiudere il video, vediamo un attimo di come fare un post su un gruppo, diciamo, utilizzando la mail. Quindi vado a scrivere, vedete che nella posta in ricezione a me c'era già un messaggio che avevo ricevuto dal gruppo. In questo caso devo inviare una mail a tutti i docenti, quindi io vado sull'indirizzo list docenti, forse non era corretto, list. List docenti, list docenti, scrivo l'oggetto, prova
post, eccetera, eccetera. Faccio il mio post, scrivo il mio post e genero invio. Automaticamente questo arriverà a tutti gli utenti che fanno parte della lista. Beh, proviamo un attimo a verificare qual era l'indirizzo. Vedete, è da list docenti chiocciola Taddeo da Sessa. Mancava, diciamo, il termine, quindi lo ripetiamo, mi segnalava l'errore. List docenti chiocciola taddeodasessa.net, che è il dominio su cui sta operando, diciamo, sto operando come si vedete che adesso l'ha riconosciuto. Prova post, messaggio da Gmail, facciamo invia. Beh, adesso possiamo provare a rientrare all'interno del gruppo. Andiamo sul gruppo lista docenti. Eccolo qua. Questo è il messaggio che è stato inviato da me. Come fa? Bene. Con questo terminiamo questo video di oggi. Abbiamo visto come, quali sono le funzionalità e, diciamo, e come si interagisce in qualche modo con questo applicativo. Vedremo successivamente in altri video le altre app di collaborazione che ci offrono le G Suite for Education. Grazie.